Ciao ragazzi, bentornati nel mio tutorial. Sì, sono sempre io. Sì, sono sempre io che faccio gli unboxing. Comunque, oggi unboxing del sito NBiz con la N. Ed eccolo qua, questo è il ricapitolo di tutti i prodotti riscelti. Ovviamente, come dicevo anche nell'unboxing di ieri, io ho preso appunti perché sono smemorata e quindi questi sono i diversi prodottini che ho scelto. Nel frattempo passa anche frutta e verdura locale. Questi sono i prodottini che ho scelto dal sito ed eccoli qua. Sistemo il tutto e ritorno da voi. Primo prodotto scelto è questo qui, questo è il codice. Questi sono dei cordoncini di filo di nylon in colore misto. Ovviamente sono da 1 mm, sono presenti diverse colorazioni all'interno del pacco. C'è il rosso, c'è il nero, c'è il grigio, il marrone, questo qui che è una sorta di color sabbia, il turchese, il rosa, questo verde molto acceso e questo lilla. Davvero molto carino e voglio realizzarci dei braccialettini. Questo infatti è il primo articolo che ho scelto, davvero soddisfatta e niente, non vedo l'ora di testare anche questi. Poi altri prodottini, man mano ve li mostro. Ho preso queste spille, questo è il codice, sono all'interno, sono 50 pezzi, quindi spille a profusione anche in questo caso, perché ultimamente col bead embroidery, con le spillette, ne ho realizzate diverse. Ho fatto la tartaruga, ho fatto la farfalla, l'uccellino. Ovviamente di cui tutti questi soggetti che vi sto elencando troverete anche tutorial qui su YouTube, al limite ve li metto qui nelle schede se vi siete persi questi tutorial. E troverete anche il tutorial per realizzare la spilla arcobaleno Heart Rainbow. E siccome mi erano finite le spilline, ho detto adesso le riprendo. Sono, aspettate che se riempio, sempre se riesco ad aprire. Ok, ce l'ho fatta. Sono queste spilline fatte appunto in questo modo, c'è il blocco. In questo modo si gira questa parte qui, così si blocca e resta tutto all'interno. Sono davvero comodissime. E sperando che ci scappa un altro soggetto a tema, che ne so, marino. Vedremo. Poi ho preso questi charms. Vi mostro tutti quelli lì in lega tibetana. Aspettate, ce l'ho tutti quanti qua. Allora, queste sono le conchigliette. Sono esattamente 100 pezzi. Sono davvero molto molto carine. Queste bustine sono belle robuste, conchiglietta davvero graziosissima per realizzare appunto i braccialettini che vi dicevo prima con questo filo, davvero molto carine, estive. E come vi dicevo, ho preso diversi soggetti. Aspettate, rimetto tutto dentro. Ho preso anche le madonnine, questo è il codicino, sono 20 pezzi, sono davvero belle queste madonnine. Ok. Guardate che carinissima, davvero molto molto bella. Nel frattempo passa anche un aereo, bene, e il retro è fatto in questo modo, è sempre decorato. Davvero belle, ben rifinite, sono davvero soddisfatta. Molto molto carine, queste sono adatte anche per fare le collane simili rosario. Poi ho preso anche questi. Sono 10 pezzi e sono appunto gli elefantini dorati. Io adoro gli elefantini, infatti in giro per casa ci sono diversi gingillini a forma di elefante. Guardate che carini, davvero molto molto carini. Questo e il retro e il davanti sono uguali. Molto carini anche questi. E gli elefantini li ho presi anche argentati. Questi qua, ed eccoli qua, sono sempre, questi sono 10 pezzi e vi mostro anche questi qui. Ok, molto carini anche argento, anche se io lo utilizzo pochissimo l'argento, preferisco sempre il dorato. Poi ho preso le stelline, queste sono 50 pezzi, questo è il codice. Le stelline anche sono graziosissime. Il retro è fatto così liscio e poi il davanti è fatto in questo modo. Davvero carine carine anche le stelline.
aspettate, rimetto tutto dentro, mi sono persa le stelle. Okay. Poi ho preso anche, ovviamente, anche le tartarughine. Questo è il codicino, sono 5 pezzi. Tutti questi che vi sto mostrando adesso sono tutti quanti dei charms stile tibetano. Sono senza piombo e senza nickel. Nel frattempo il sugo si è cotto. Questo è la tartarughina, davvero molto molto carina. Questo è il davanti e questo invece è il retro della tartaruga. Sono carine. Poi ho preso, aspettate, vi mostro le perle. Ho preso queste bellissime perle in acciaio da 4 mm, questo è il codice, sono 100 pezzi e sono davvero carinissime. Queste volendole si può utilizzare sia nella tessitura e sia nei braccialettini che vi dicevo prima. Poi le ho prese anche da 3 mm, 100 pezzi, però sono in acciaio, colorazione acciaio, da 3. Poi ho preso i chiodini sempre in acciaio, li ho presi sia in colorazione acciaio col terminale a pallina e sono 50 pezzi e questo è il codice, sono misura 30 mm. Poi li ho presi anche dorati, questi sono 20 pezzi e sono sempre in acciaio con il terminale a pallina e sono 20 pezzi. Poi ho preso anche questi graziosissimi braccialetti, questo è il codice. Sono in pratica dei braccialetti sempre di filo di nylon e hanno appunto già su, vedete, i terminali sia qui con l'anellino per poter agganciare una creazione, la chiusura e poi il terminale qui in basso. Si chiudono in questo modo e poi si aprono ovviamente facendo scivolare la chiusura. Queste chiusure qui sono in acciaio placcate in oro e quindi poi andrò a realizzare una creazione qui per poi agganciarla nel centrale del bracciale. All'interno della confezione sono presenti appunto due braccialetti e anche questi sono adorabili. Sono presenti diverse colorazioni sul sito, io le ho prese ovviamente in questa bellissima tonalità rossa accesa. Poi ho preso degli Swarovski, ho preso questo Rivoli da 18 mm, questo è il codicino, vengono venduti in singoli pezzi, vi mostro, ovviamente è un crystal ed è da 18 mm, stupendo. Poi ho preso anche questi qui, che sono appunto da 8 mm, sono 6 pezzi e sono gli chaton, colorazione light siam, spettacolari anche questi. Questo è il codicino. Ok, poi ho preso, ovviamente mica poteva mancare all'interno di un ordine, no, Rocaille della Toco 110, queste sono sempre le PF 551 e sono le Permanent Finish Rose Gold. Quindi tra un po' ne avrò una chilata di queste perline, perché ovviamente in ogni ordine ci infilo una bustina. Infine, non perché è il pezzo, diciamo, per me forte, ho preso queste sono dei fili di acqua marina, perché all'interno sono presenti due fili, due stand da 3 mm e sono presenti esattamente 113 pezzi ed è spettacolare questa acqua marina. Aspettate che ve la mostro, si sono un attimo ingarbugliate perché prima le stavo ammirando. Guardate che spettacolo, cioè ovviamente è sfaccettata, so se rende in videocamera, sono senza luce artificiale, quindi questa è proprio dal vivo ed è tutto un luccichio anche questa. E come vi dicevo prima sono 113 pezzi, non so se sono 113 pezzi per filo, sì, credo per filo, perché sono presenti, vedete, due pezzi, cioè due fili. Nel frattempo qua sentirete tutti i rumori del mondo,
Ok, aspettate, ecco qua. Sì, allora sono 113 pezzi per filo. I fili sono lunghissimi e sono appunto di acqua marina. Così ho fatto il nodo. Aspettate che elimino il nodo. Ok, non ci riesco. Però sono lunghissimi, vedete i fili. Davvero, davvero lunghi. Ed è uno spettacolo. Bellissimi, belli belli, e anche questo sicuramente. Laila, smettila. C'è anche il cane che oggi si è impazzito. Niente, ragazzi, queste erano tutte le cosine che ho scelto appunto dal sito di MBiz. Spero che quest'altro unboxing sia stato di vostro gradimento. Io, come sempre, vi saluto. Un bacione e alla prossima con nuovi unboxing, cioè domani. Ciao.